Madre Chiesa. Allora, qui siamo davanti al Ministero della Sanità, oggi rinomato da nome, sì, da Noma, da Genoma. Gli ho dato il nome di Ministero della Corruzione. Della Salute, ma questo è il Ministero della Corruzione, di cui oggi abbiamo avuto abbondantissima prova, sì, di quanto effettivamente sia vera questa affermazione, oggi, nostra affermazione. Oggi 13 dicembre 2017. Allora, aspetta, laggiù, qua siamo di fronte all'isola Tiberina, che poi approfondiremo il tema, e quella è il campanile di una chiesa cattolica, adesso non mi ricordo più come si chiama. Quella di vicino, molto nota. Sì, molto nota, ma adesso non mi sfugge. E là dietro c'è la massa incombente sulla campanile della vecchia e onorata pagoda, sinagoga. Vabbè, è vecchia, no, onorata, di fine 800. È una sinagoga a col tetto a pagoda. Esattamente. Quindi ho detto pagoda, sì, sinagoga. Oh, qui invece siamo di fronte all'isola Tiberina, che è il simulacro millenario della salute, della conoscenza, della medicina, della farmacopea, eccetera, eccetera, eccetera. Tra l'altro, il mito, che è fondamentale, perché i miti sono sempre fondamentali. Sono veri, i miti, sì, hanno una base di nascita e di crescita vera. Racconta che un serpente si uscì dalle acque del Tevere e andò salì sull'isola Tiberina. Da quel momento l'isola Tiberina è rimasta sempre simbolo di salute, di cura. No, non solo, ma il serpente è sempre stato il simbolo della farmacopea, della medicina. Farmacia e medicina. Quindi voi vedete bene in che mondo ci troviamo. Ci troviamo nel primo grande esempio storico della cura del malato. Ed è qui. E qui invece abbiamo, qui di fronte. No, qua sono la contrapposizione. Sì, esattamente, qui è l'esempio. Aspetta, no, facciamolo rivedere ancora, che questo è uno scenario unico al mondo, esatto, e va rilevato e va valutato. Esatto. Lì abbiamo anche quel ponte. Ah sì, lì abbiamo la vecchia anagrafe di Roma, costruita in epoca fascista. Quello è uno degli esempi più lampanti e di grande spessore di architettura razionale. E laggiù sullo sfondo, in fondo quella macchia di bianco dietro gli alberi, invece il vittoriano, il momento, la macchina da scrivere. E là dietro abbiamo la Bocca della Verità e Santa Maria non mi ricordo mai, Santa Maria in Cosmedin, che è chiesa di rito ortodosso, e che quanto mai bella e quanto mai significativa, il sotterraneo, sì, della chiesa, come si chiama? Cripta. Cripta. Con una cripta bellissima, dove fra l'altro ci sono appunto le sedimenta dell'antico mitreo romano persiano. E quindi tutte le chiese, tutte, quando uno dice è diritto bizantino, non è vero un cazzo. La chiesa di San Clemente, giù appunto alla via Labicana, è una chiesa di rito bizantino, anche quella, cioè di epoca bizantina ma di rito cristiano, che però sotto, nei sotterranei, c'ha uno dei più bei complessi architettonici, anche museali, del rito mitraico, che era diffuso esattamente come il cristianesimo oggigiorno, cioè era la religione di Stato, ricordiamo Giuliano, sì, II, tanto per dare un termine, o Elio Gabbalo. Allora, ricordiamo sempre che San Clemente era il famoso Clemente Alessandrino, esatto, grande medico, grande costruttore del cristianesimo. Sì, e anche il scienziato. Cristianesimo specifico, scienziato, in caso, capito? Quindi molto importante tenerlo presente. Un cristianesimo specifico, cioè che partecipò alla grande lotta per la definizione
di alcuni punti essenziali liturgia. Stavo per dire della liturgia di cui parlare. No, della credulità, stavo per dire della dottrina fideistica di Santa Madre Chiesa. Certo. Detto questo, però, ritorniamo a questo discorso qui. Perché... Allora, qui invece siamo di fronte all'antitesi, proprio alla contrapposizione netta con tutto quello che è scientifico, tutto quello che è verità, tutto quello che è comunicazione reale, tutto quello. Quando oggi siamo andati lì abbiamo sentito 8 relatori a dire cazzate una più grossa dell'altra. Convenzionalità, diciamo, il convegno è questo. E noi non ci aspettavamo niente di niente differente. Niente di più, niente di meno. Quindi noi conoscevamo il nostro moribondo. Noi abbiamo avuto il nostro moribondo, la sanità italiana. Noi abbiamo avuto una conferma di un atteggiamento, diciamo così, superbo. Sì, pretestuoso, però è sempre normativo, nel senso che questi si attengono alle norme. E queste norme, essendo state da loro stessi create in precedenza, la realtà è, sappiamo perfettamente quello che è. La cosa interessante è il titolo, la virtuosa evoluzione, autoregolamentazione. Quattro dei relatori. Sì. Sono appena passati 4 dei relatori. La virtuosa evoluzione. Ah, bello. No. Bello. Dell'autoregolazione della salute degli italiani. Che vuol dire? Autoregolazione significa che loro puntano sull'eliminazione del servizio sanitario nazionale. Certo, alla privatizzazione totale. Non a caso parlavano dei medicinali da banco. Esattamente. Dei farmaci da banco. Automedicazione e medicinali da banco. L'importanza della corretta informazione. Ovviamente, sullo sfondo quella era il messaggio. La toccatina è ovviamente anche quella a favore del buon medico di famiglia, che bisogna sempre andarci. E perché lui è il detentore del sapere. Esattamente, che non bisogna. Dico i nostri come il gran sacerdote, non puoi confutare il sacerdote. Non solo, ma basta sentire la relazione del rappresentante dei medici di famiglia per rendersi conto. Il loro atteggiamento è sempre quello di sufficienza nei confronti di tutti gli altri ed è stato molto bello questo. Io vorrei far vedere anche, per far capire, quali sono stati i componenti di questo convegno. È importante venirne a conoscenza, senza dire... Ah, eccolo lì, eccolo là. Quello, guarda Giorgio, eccolo là. Va bene. Perché uno vale l'altro. Esattamente. Per noi quello che conta è il messaggio sottinteso a questi convegni. Subliminale. Ecco, questi convegni, ricordiamocelo sempre, sono convegni apparentemente di inchiesta sul popolo, sulle persone eccetera, ma servono per mandare grossi messaggi al Ministero della Sanità nel dire se voi andate avanti nelle privatizzazioni del Servizio Sanitario Nazionale noi siamo d'accordo, dateci qualche contentino e noi siamo d'accordo. Questa è la no, anche perché fra le righe è trapelato da quello che faceva il farmacista che loro hanno i giorni contati. Sì. C'hanno i giorni contati perché hai visto che parlavano dell'approvazione della legge europea. Certo. Sull'acquisto via internet dei medicinali. Esattamente. Mica ha detto che i medicinali che si comprano, antitumorali che si comprano lì costano 800-900 euro. Certo. A dose. Certo. E su internet dall'India li compri a 60 euro. Bisogna vedere se sono buoni però, attenzione. Vabbè. Attenzione. Vabbè, posso che siano buoni. Ma è molto difficile. Da questo punto di vista posso garantire che le grandi multinazionali del farmaco propongono delle sostanze chimiche con una purezza che vanno dal 90 al 95%, il che è difficilissimo ottenere. Dobbiamo dire le cose come stanno. Certo. Il problema è vedere quale possa essere la validità del farmaco e soprattutto se quel detto farmaco sia stato propagandato in maniera adeguata. Lo chiamo. Comunque, qui voglio farvi vedere
le varie organizzazioni che hanno partecipato. Quindi questo facciamo vedere di nuovo Censis. Allora, Federchimica Assosalute, AIFA, Centro Studi FIRGE, Federazione Italiana. Ma perché non mi hai fatto intervenire per la miseria? Me lo rimpiangerò per tutta la vita. Federfarma, Cittadinanza Attiva, il quale ha fatto alcune considerazioni, ma sai, noi sappiamo che cos'è cittadinanza attiva e da quale partito, da quale ideologia. Ideologia, sì, certo. Avrei fatto uno scandalo, avremmo fatto una ripresa eccezionale. Non ti si infilava nessuno. Presidente, poi l'ultimo è stato il presidente dell'UNAMSI, Unione Nazionale Medico-Scientifica di Informazione, dove ha ribadito concetti assoluti di controllo totale secondo schemi di potere della informazione cosiddetta indipendente e libera. Se c'è stata una conclusione vera e propria è stata quella della UNAMSI. La stampa e i media devono dare comunicazioni conformi alle esigenze del potere reale. Questa è la realtà. Io mi prometto, cari amici, di farvi vedere testi, perché è inutile che noi diciamo così le cose. Noi abbiamo la documentazione, abbiamo i testi, abbiamo i libri, vi facciamo vedere. No, quella dell'AIFA sarebbe stato da dirgli: è corretta la comunicazione quella che fate voi, cioè quella di far sparire 7.000 casi di incompatibilità, di effetti collaterali registrati, che sono una minimissima parte di quelli che veramente sul territorio avvengono, che avete dovuto reinserire dopo sentenza di condanna da parte del procuratore Guariniello di Torino, e ne avete reinseriti solo 4.000 di 7.500. Noto procuratore Guariniello, che dà un grande fastidio, ma è l'unico tra i 10.000 magistrati. 14.700, non l'unico, uno dei pochissimi, forse sparuto di un centinaio. Grazie al Codacons, che da questi ultimi anni si vede bene che si è svegliato. L'altra cosa da dire è relativamente... No, ma sarebbe... Io gli volevo chiedere, te l'ho detto più volte, tu mi hai detto non lo fare perché poi andiamo in escandescenza. Il problema era di dire, parlavano di fake news, gli volevo dire, ma le fake news sono anche quella che racconta e spara la signora Lorenzin con la terza media. Anche, sono solo quelle. Che va in televisione a raccontare che in Inghilterra sono morte 270 persone per l'anno 2014, quando è morto un solo poveraccio che era immuno depresso per cazzi suoi. Era malato ed era in muro. È morto per cazzi suoi dopo aver preso la vaccinazione. Malato di tumore e immunodepresso a causa della chemioterapia. Allora, questo non è anche. Ma perché non mi hai fatto rispondere, per la miseria? No, perché non eri, in quel momento non eri in casa. Non era, per ma me perché? Una manifestazione pubblica era una manifestazione chiusa. Ma io avrei fatto una domanda, avrei fatto un'interrogazione. Noi rispondiamo, non ti rispondono perché sanno che è una operazione chiusa. Ma io faremo vedere quello che dobbiamo far vedere. Promettiamo ai nostri amici che facciamo vedere. Secondo me abbiamo mancato un'ottima opportunità. Ti dico di no. Avremmo fatto un vero grande scoop. Noi comunque non fa nessuno. Va bene uguale, va bene uguale. La gente che ti guarda con la bocca aperta, come che cosa come abbiamo detto. Va bene, allora ritornando a noi, laggiù sullo sfondo abbiamo l'Aventino, dove la plebe romana si ritirò la prima volta prima di fare la secessione della plebe del Monte Sacro, quella dove noi abitualmente andiamo per festeggiare tutti gli anni. Il 21 aprile. Il 21 aprile saremo lì come al solito, però prima di andare lì la plebe si era sottratta all'ordine e al diktat dei vari consoli e dei vari dittatori di turno, che erano sempre in ogni caso frutto del potere finanziario e usuraio, ricordiamocelo bene. Non a caso erano nobili, e i nobili sono nobili perché ci hanno censo. Ma erano usurai, campavano prestando i soldi ai plebei. Alla plebe, che come non riuscendo i papi fino ad oggi. Non riuscendo a pagare le usure che gli imponevano i nobili, poi perdevano pure il campicello e l'orto. Allora, qui mi ricolleghi a una vicenda, insomma, che io ho detto in più occasioni, ma la ribadisco perché è interessante.
Allora, quando Furio Camillo nel 494 o 96, adesso mi sfugge, è un attimo di amnesia, 494 mi pare, avanti Cristo, finalmente dopo 10 anni di assedio riuscì col tradimento di prezzolato di traditori veienti, avevo anche le buche, certo, avevo anche i cunicoli, i cunicoli erano presidiati, sì. Non erano armati, presidiati proprio per difendere. Abbiamo fatti vedere ai nostri amici, certo, tanti altri video, certo, che abbiamo fatto al parco di Veio. Allora, questi cunicoli erano presidiati da pattuglie armate che, essendo come la storia degli tre Orazzi, sì, sul ponte Milvio, lì era un percorso obbligato e bastava una sola persona per difendere il posto, e lì c'erano delle pattuglie di 3 o 4 persone, e invece in quella notte quella pattuglia non c'era, chissà come, chissà perché, e da lì la vicenda di Troia attraverso il cavallo di Troia, certo, lì esattamente più o meno la procedura è quella, come l'8 settembre, come l'8 settembre, come in tutte le occasioni tradizione in cui italiana c'è stato un defilamento, sono, sì, defilati, no? Sì. Ecco, così è stato dappertutto in tutte le vere battaglie, la storia di Waterloo, tanto per dirtene, sì, un'altra, no? Tutte, sì, le grandi battaglie c'è un qualcosa, c'era qualche defaillance, una defazione, sì, detta in italiano, e quindi queste defazioni erano quelle determinanti per la conquista poi del loco, e quindi lì a Veio, appunto, perché le guerre all'epoca e anche fino a non molti anni fa le si faceva a proprie spese, cioè il cittadino andava a combattere e se vinceva aveva diritto alla razzia, alla parte della razzia, aveva speso per fare la speso, lancia, lo scudo, certo, il mangiare, il paracoglione, il paripalle. Sono stati lì 10 anni ad assediare Veio, sì, 10 anni d'estate, hanno speso, solo d'estate però, sì, perché d'inverno toglievano l'assedio e tornavano a casa, certo, la guerra si faceva di giorno e d'estate, con la stagione buona, come fanno sempre fatti in pelle rossa, certo, e quindi per tornare al discorso, allora Furio Camillo, che era il comandante supremo, quando entrò in Veio, c'entrò perché preventivamente in Senato aveva fatto un intervento su richiesta appunto della plebe romana, in cui lui garantiva che avrebbe dato 3 iugeri e mezzo di terreno a ciascun milite, a ciascun volontario. Cosa che poi fu fatta effettivamente, non solo. Ma era un uomo d'onore, no, Furio Camillo. Beh, Furio Camillo era Furio Camillo, non era. Quando c'era qualche problema chiamavano lui, quando è arrivato Brenno hanno dovuto chiamare lui. E mi pare ovvio. E così via, no? Quindi, per tornare al discorso, avevano promesso i 3 iugeri e mezzo che appunto poi consegnò, e tutta una serie di diciamo masserizie rapinate, conquistate facendo la razzia appunto a Veio, che aveva distribuito. Il problema però poi è che nel giro di pochi anni tutte queste ricchezze che erano state distribuite furono ritornate all'erario per pagare le tasse che loro non riuscivano a pagare, perché con 3 iugeri e mezzo era troppo poco, non ci facevi un cazzo. Quello che hanno fatto negli anni 50 con la riforma agraria della democrazia cristiana, certo, che era finalizzata, l'hanno rivenduta a ricreare, siccome l'hanno rivenduta immediatamente, gli appezzamenti di terreno non erano sufficienti, non erano sostenibili per una famiglia, esattamente, sostentativi, sono stati ricomperati da altri latifondisti, certo, che vedi caso erano molto vicini a Santa Madre Chiesa, e io l'ho vissuta, sappiamo, e la conosco molto, sappiamo. Allora, a conclusione, fai vedere la meraviglia lì di questi. Ah, guarda le bottiglie di plastica. Bottiglie di plastica, le abbiamo anche qui. Guarda che roba, guarda. Il nome della salute. Del progresso, del progresso. Dell'antinquinamento. Ecco, lì abbiamo una casa tipica medievale con le bifore. Aspetta che avvicino un pochino. Sì,
con i pati agli piani superiori, e quella è una casa del 1350 più o meno. Questa analogamente è una torretta dell'epoca, appunto, delle torri, tipo quella degli Anguillara, che sta appena più avanti, che è proprio a fianco alla casa dove visse Dante nel periodo romano. La casa, infatti, è un bellissimo villino di epoca medievale, filmato altre volte da sì, sì. Ed è qui, siamo proprio in una delle zone più splendide di Roma, dove c'è tutta questa sovrapposizione culturale e architettonica che va dal 300 avanti Cristo ai giorni nostri senza soluzione di continuità. Quindi... E hai perfettamente ragione, perché i cosiddetti villini romani, che sono stati veramente per gli anni, per tutti i Novecento, fine 800 e inizio 900. Beh, ai Barioli c'erano i villini. Sono tutti villini, no, anche questi villini. C'erano le vigne, ai Barioli c'erano le vigne. La struttura è sempre quella. Sì, sì, esatto. I tetti non ci sono perché non nevica, e quindi è evidente che sopra c'è questi, il patio, questi terrazzamenti. Certo. Che sono, oppure, se lo vuoi differenziare, c'era una zona che è stata utilizzata come lavatoio per 50 anni prima della, certo, della invenzione, la diffusione della lavatrice automatica. Certo, certo. Insomma, qui siamo in un, diciamo, periodo epico della storia di ogni tempo, a partire dal 300 avanti Cristo fino ad oggi. È tutto fatto da questa presenza qui. Sì. Questo era un bellissimo ministero, fatto anche questo come edificio nel periodo fascista. Non a caso i ministeri sono quasi tutti del periodo fascista o umbertino in qualche caso. Quando oggi abbiamo quello scempio di Ministero della Salute all'EUR, dove siamo andati una cosa, a portare le nostre denunce che non hanno avuto riscontri. No, assolutamente. Non ha nemmeno ma letto. Comunque c'è una procura che sta indagando, sì, che guarda caso è questa di Roma, una sì, volta tanto. Esattamente. Quindi qualcosa insomma si muove sempre. Guardate che bella giornata è uscita fuori. Eh sì, in effetti non ce l'aspettavamo, perché stamattina era partita piuttosto plumbea. Va bene, allora qui di fronte allo scorrere del tempo e allo scorrere del biondo Tevere, che però oggi è grigio nero, grigio fumo, noi togliamo le tende, vi salutiamo e vi diamo appuntamento a un prossimo incontro a breve, ricordo ai nostri amici che io farò vedere una serie di libri che queste persone qui che hanno fatto questi interventi non hanno la minima idea di che sì, cosa sì, siano. A presto, so long, sempre so long.